Care concittadine e cari concittadini, con profondo rammarico vi comunico che in questo momento ho rassegnato le dimissioni da sindaco della nostra città. Preciso che per espressa disposizione legislativa le stesse non hanno efficacia immediata, ma salvo revoca delle dimissioni stesse, terminerò di essere il sindaco della nostra città definitivamente fra 20 giorni. Perché ho rassegnato le dimissioni? Perché un numero di consiglieri comunali di maggioranza mi ha chiesto di verificare la modalità operativa dell'amministrazione della nostra città, di verificare gli assetti di governo e a seguito di diversi confronti ho intuito che ormai non abbiamo più la stessa modalità di pensiero in merito alla gestione della nostra città. Inoltre, probabilmente è venuta meno la fiducia fra alcuni consiglieri e fra alcuni consiglieri il sindaco stesso, e la fiducia è un elemento indefettibile, è un elemento che non può mancare in qualsiasi contesto associativo. Cosa farò in questi 20 giorni? Considerati i gravi danni che subirebbe la nostra comunità in questo momento difficile, in caso di commissariamento, mi confronterò con tutti i consiglieri comunali eletti circa un anno fa, indifferentemente, al fine di capire se c'è la possibilità di strutturare un gruppo di donne e di uomini in grado di governare questa città e che abbia in mente soltanto la risoluzione dei problemi della stessa, che abbia la capacità di intercettare i bisogni della nostra comunità sul territorio, di portare i problemi nel palazzo comunale e di provare a risolverli nel modo migliore possibile e nel modo meno oneroso possibile. Abbiamo affrontato dei momenti difficilissimi, abbiamo affrontato prima una crisi economica, poi una pandemia, adesso siamo nuovamente di fronte ad una crisi economica e non sappiamo cos'altro ci aspetta. La città ha diritto di avere una guida stabile, duratura e affidabile. Sono stato onorato di servire la nostra città in tutti questi anni e non c'è stato giorno durante il quale non mi sono dedicato agli interessi della nostra comunità. Fermo restando che fare il sindaco è difficile e Triggiano è un paese abbastanza complicato, ma in ogni modo per me, per un trigianese in quanto tale, è stato un onore.